Eccolo il fischio d'inizio, primo pallone della finale per i ragazzi della Cazzarisama, subito con Guglielmi in possesso, prova a costruirsi il primo tiro della partita, trova subito l'opposizione della difesa del DML. Calcio d'angolo, palla dentro, il vantaggio per i Cazzarisama, sbloccata con il numero 8 Mattia De Santis, 1-0 dopo 5 minuti e 40. Di prendere il pallone fuori, Guglielmi, grandissimo gol del numero 9 che calcia con il destro in diagonale, trova l'angolino e fa 2-0. Bellissimo gol di Guglielmi, che poi giustamente ringrazia il compagno per l'assist. E dunque 2-0. Per garantirvi una migliore qualità della visione di questa finale, Di Palma, Fontana prova a mettere sul secondo palo verso il ben appostato Ferdinandi, arriva il pallone poi Di Palma al volo con la sinistro, un gol meraviglioso e un saluto alla telecamera, arrivano i complimenti anche da fuori, euro gol e partita riaperta. Numero 8 Mancino, importante che non ci ha creduto fino in fondo, Di Palma, rubata palla, ancora Ferrante, troppo morbido qui, contropiede possibile, Fontana tu per tu, il tocco sotto, il pareggio della DML, lasciato totalmente libero Fontana in contropiede a un minuto dal termine del primo tempo, pareggia il DML che accompagna qui ad Alba Adriatica nelle riprese degli eventi sportivi, padel, calcio a 5, calcio a 7 e anche Mamanet questo weekend. Intanto Fontana, siamo oltre il 20esimo, quasi al 21esimo, che rischia Faustini, l'altro gol, rischia di rovinarsi praticamente il primo tempo per il Cazzarisama, arriva il fischio dell'arbitro, dunque fine primo tempo 2-2. Arriva il primo pallone del secondo tempo giocato dal DML, ricordo pareggiato praticamente allo scadere della prima frazione, rischiando anche di trovare il 3-2. Il portiere della DML, intanto abbiamo sentito passare anche il Freccia Rossa qui ad Alba Adriatica. De Santis sovrappone Guglielmi, calcia De Santis in mezzo a due maglie bianche, alla fine contropiede possibile con Di Palma, la lancia nel sinistro e va con la doppietta personale il capitano, fa 3-2 in questa finale dopo 7 minuti e mezzo nel secondo tempo. Va Faustini, controlla, calcia forte sotto le gambe di Macchioni e 3-3 subito immediato della squadra del Cazzarisama con il suo numero 10 trova il pareggio. Venditti verticalizza per De Santis, calcia De Santis, una deviazione, tocco anche di Macchioni che nel dubbio la mette in calcio d'angolo che viene subito battuto, Faustini per Guglielmi, Guglielmi per Venditti, Venditti la cede ancora a Faustini, sterza, calcia, gol meraviglioso della classe 2000 Pierluigi Faustini e 4-3 per il Cazzarisama. Nessun compagno. Un minuto e mezzo al 20esimo del secondo tempo e poi vedremo cosa dirà il direttore di gara, i due direttori di gara della partita, Guglielmi lotta, Ferdinandi, poi Faustini può andare in contropiede per De Santis, ritorna su di lui Gravina, De Santis con l'esterno della punta, la risposta ancora di Macchioni. Corner, Guglielmi vuole prendere ovviamente tutto il tempo necessario ai suoi per guadagnare questa vittoria della finale dell'Europa League della CS Lazio. Ancora corner, Venditti, calcia Venditti, arriva il colpo del KO dei Cazzarisama, 5-3 quando mancano 30 secondi
possiamo dirlo. I ragazzi del Cazzarisama 5-3. Vediamo quanto darà l'arbitro da recuperare. Non credo ce ne sarà tantissimo, forse un minuto. Anzi, arriva addirittura il fischio di chiusura con qualche secondo di anticipo. Vince il Cazzarisama la finale di questa Europa League ICS Lazio qui ad Alba Adriatica per 5-3 contro il DML.